Non aveva ben chiaro il momento, né il luogo o le modalità, ma Luigi Leonetti aveva già pensato di uccidere sua moglie Vincenza Angrisano, trafitta con un coltello da cucina appena fuori dal bagno di casa sua mentre si dirigeva con suo figlio in salotto, alle 17 circa di quel drammatico 28 novembre che ha segnato il suo nome tra le oltre 100 donne vittime di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno. Leonetti aveva chiaro il suo desiderio, soffocare quello di libertà di sua moglie, un pensiero diventato assillante nella testa dell'uomo dal momento in cui Enza aveva deciso e comunicato di voler interrompere la relazione, scrive il GIP del Tribunale di Trani, Lucia Anna Altamura, nel fascicolo di inchiesta che ha per oggetto un omicidio volontario aggravato sotto il nome di Luigi Leonetti, 51enne, residente ad Andria. Enza avrebbe lasciato la casa coniugale il 20 dicembre. La sera in cui è stata ammazzata, aveva firmato un contratto di locazione per andare ad abitare in una casa nel centro di Andria, lontano da quella che condivideva con l'uomo con cui non era più felice. Il 28 novembre l'intenzione si è fatta realtà e Leonetti ha inflitto 3 coltellate al petto e all'addome di Enza, il fendente all'altezza del cuore sarebbe stato fatale. Eppure, quando Leonetti ha chiamato il 118 per chiedere soccorsi, avrebbe detto che sua moglie stava per morire, tanto che avrebbe aggiunto di non volerle dare soccorso. All'operatore del 118 che aveva preso la telefonata avrebbe risposto «non mi interessa» per ben 3 volte, lucido e indifferente. Particolari agghiaccianti di una vicenda che ha segnato soprattutto i figli della coppia. Sarebbe stato il più grande, di soli 11 anni, a chiedere aiuto alla sorella di sua madre. «Zia, papà ha coltellato mamma, ha ucciso mamma, corri», avrebbe detto al telefono il bambino. Proprio Tore ha voluto consegnare un messaggio a sua madre nel giorno dei funerali. «Cara mamma, ora per sentirti accanto a me, guarderò le tue foto e ascolterò i tuoi audio. Sento ancora la tua mano morbida e i tuoi abbracci caldi».